Ciao a tutti amici, bentornati qui alla Malibu Academy per un nuovo piccolo allenamento insieme. Noi aderiamo sempre al progetto Io rimango a casa e quindi sempre a corpo libero vi faccio vedere quello che comodamente nel soggiorno di casa vostra potete fare senza alcuna attrezzatura. Il riscaldamento lasciatelo invariato, quindi del running sul posto o corda o potete fare una camminata veloce, quindi se avete un soggiorno grande, però io dei piccoli molleggi, un piccolo running sul posto lo consiglio sempre, in maniera sempre molleggiata, in modo da non sovraccaricare sia il rachide, sia la schiena che la struttura cingolo-pelvica del bacino e chiaramente delle ginocchia. Una volta che vi siete riscaldati, possiamo iniziare a fare uno squat leggermente più articolato. Abbiamo parlato l'altra volta di una terza posizione, larghezza delle spalle, che è questa. Adesso andiamo a lavorare in maniera un po' più dettagliata la struttura interna della coscia. Quindi andiamo ad aprire con uno squat sumo che va a tagliare la struttura interna del sartorio e dell'adduttore. Quindi lo squat, ricordatevi, a seconda di come posizionate i piedi, va a lavorare nella sua specificità, nel dettaglio, una porzione muscolare maggiore rispetto ad un'altra. Chiaramente non vengono isolati i glutei, non vengono isolate le cosce, cioè gli arti inferiori con lo squat comunque vengono lavorati, vengono sollecitati, ma a seconda della posizione che assumete, una prima, una seconda, una terza, una quarta o una quinta, le posizioni sono 5, vengono sollecitate maggiormente delle porzioni muscolari, dei distretti muscolari rispetto ad altri. Oggi faremo un sumo squat, che è una quinta posizione. Anche qui vale la regola di non scendere completamente se una persona non è un atleta professionista, insomma, se è una persona neofita, sei una persona che si allena in maniera amatoriale, quindi uno squat, mezza accosciata. Quando vado su ci metto una strizzata, una contrazione muscolare del gluteo, quindi faccio questo e strizzata, e anche qui ne faccio 10, 12, 10, anche 15 ripetizioni, sempre per almeno 4 serie, intervallate da un minuto tra una serie e un'altra. Oggi vi faccio vedere gli affondi inversi che lavorano molto bene la coscia posteriore, la zampa d'oca e i glutei. Chiaramente non trascurano la fascia anteriore, però sono più specifici per la fascia posteriore, cioè quello che fino ad oggi è stato ed è una fascia antagonista, cioè la fascia posteriore, la facciamo diventare agonista, facciamo il contrario. Quindi schiena dritta, mi raccomando, il ginocchio che rimane davanti non supera assolutamente la punta del piede, sempre per lo stesso ragionamento che facevamo l'altra volta, per non sovraccaricare la struttura articolare del ginocchio, della rotula, con tutti i suoi legamenti e tendini. E anche qui faremo 10 ripetizioni da una parte e 10 ripetizioni dall'altra, ok? Quindi una ventina di ripetizioni totali per 3-4 serie, sempre intervallate da un po' di recupero tra una serie e un'altra, un minuto e mezzo, poi ognuno si regola anche in base al proprio stato di allenamento. Io lascerei a terra i piegamenti, push-up, perché è un esercizio completo. Vi diversifico però la posizione delle mani, quindi sempre con un tappetino o un asciugamano, quello che avete a disposizione va bene, per coloro che necessitano di mettere le ginocchia a terra, perché poi chi non ha bisogno di mettere le ginocchia a terra non le mette. Io ve lo faccio vedere in entrambi i modi, sempre per chi è più allenato e per chi lo è meno, con la posizione delle mani in terza posizione. La terza posizione va a sollecitare principalmente la parte alta del gran pettorale, lì dove si inserziona il deltoide, la spalla, ok? Il muscolo della spalla. Quindi
Quindi la prima lezione prevedeva una posizione normale delle mani, la seconda lezione, quella di oggi, prevede che le mani vengano spostate semplicemente in terza posizione, quindi le mani diventano da questa, passano leggermente a triangolo e escono poco i gomiti. Quindi a seconda di quello che stiamo facendo, da come lo stiamo facendo, capite che la posizione delle mani va a, con il push-up che andremo a fare, va a lavorare principalmente la parte alta del gran pettorale. Quindi il push-up verrà così, con i gomiti leggermente aperti, in maniera completa invece per chi non ha problemi e ha un grado di allenamento maggiore. E anche qui fate 3-4 serie per 8-10 ripetizioni, intervallate sempre da un minuto circa di recupero tra una serie e un'altra. Oggi vi faccio vedere un esercizio invece a corpo libero che si chiama lo scorpione, che è un esercizio che vi serve per la mobilità articolare, per l'elasticità, che fate a terra senza niente, semplicemente con il vostro corpo. Guardatevi attentamente. Io parto parto in plank, parto alta, metto una mano al centro, giro su me stessa, il piede che gira, il primo che ruota, va a terra in sicurezza. Quello che rimane giù, lungo, va a toccare il braccio opposto, quindi questo, e viceversa. Poi chiaramente voi ve lo potete diversificare e rendere più agile anche in base al vostro grado di allenamento. E anche qui fate 12-14 torsioni complete per 5 serie con un minuto di recupero tra una serie e un'altra. Concludiamo con un esercizio che conoscete tutti quanti, che è il famoso plank per il core stability, che sempre con un tappetino, un asciugamano, quello che avete a disposizione, comincerete per le persone meno allenate a fare per 30 secondi con un minuto di recupero tra una serie e l'altra, almeno per 5-6 giri, che è questo. Mi raccomando, non inarcate la schiena, piuttosto alzatela poco, piuttosto alzate un po' il sedere quando vi sentite stanchi, ma non inarcate la schiena. Quando mi stanco non vado giù con la pancia, vado giù con le ginocchia. E fate 5 serie da 30 secondi per iniziare, vi assicuro che 30 secondi per una persona non allenata sono tanti, man mano incrementerete il tempo e ci vediamo la prossima volta con la prossima lezione sempre qui alla Malibu Academy. Ciao!